In una fredda e piovosa domenica è stato Bernard Kipsangchumba a tagliare per primo il traguardo della 26esima maratonina del campanile organizzata a Ponte San Giovanni di Perugia dalla podistica Volumnia Serica. L'atleta keniota ha percorso il tracciato di 21 km in 1 ora 6 minuti e 32 secondi. 1 ora 21 minuti e 8 secondi è stato invece il tempo di Eunice Chebet, anch'egli keniota, vincitrice della classifica femminile. I thank the organizers of this race because even though it was too raining. Sono molto felice, anche perché è stato un percorso durissimo. Ho sofferto molto il freddo, ma l'organizzazione è stata perfetta. Mi sono trovato bene, soprattutto per l'aiuto che mi è stato dato al traguardo. Sarò ben contento di tornare anche alla prossima edizione. I primi italiani e umbri ad arrivare alla meta sono stati invece Cristian Marinelli e Silvia Tamburi, entrambi dell'Atletica Avis Perugia. Di circa 520 atleti alla partenza, 408 hanno completato l'intero tracciato. Abbiamo corso la maratonina con il sole, con 30 gradi, l'abbiamo corsa con la pioggia, oggi anche con la neve, però diciamo che il maltempo non ha disturbato tutta la manifestazione. Abbiamo visto una massa di partecipanti, atleti provenienti dal centro Italia, dall'Emilia Romagna fino alla Campania, il Lazio, le Marche e l'Abruzzo. Di conseguenza, nonostante le previsioni che non erano delle più ottimistiche, oggi è venuta fuori una bella giornata e anche, ho sentito anche alcuni atleti che il clima giusto per poter fare anche un buon tempo sulla distanza di 21 km. Per la classifica maschile alle spalle di Chumba si sono piazzati il keniota Josh Kipruto Koech e a completare il podio il marocchino Mohamed Haji. Tra le donne seconda classificata è stata Silvia Tamburi e terza Paola Garinei, sempre dell'Avis Perugia. Una grande festa di sport, vedere così tanti appassionati dell'atletica leggera darci appuntamento qui a Ponte San Giovanni e soprattutto portare a termine l'intera gara, per gli ultimi stanno arrivando in questo momento, e quello che veramente è da mettere in risalto è la gioia degli ultimi che stanno arrivando, perché realmente col sorriso sulle labbra, anche dopo aver fatto una fatica credo immane.